Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Pasqua è una sfilata di testimonianze, cioè di persone che affermano con molta decisione Gesù Cristo è risorto, è vivo il Signore. Noi l'abbiamo incontrato. Hanno cominciato quelle donne che andavano al sepolcro per ungere con aromi il suo corpo morto. Hanno trovato quel sepolcro vuoto. E mentre se ne tornavano via di corsa, ecco venire loro incontro Gesù, il risorto. Il Vangelo di Giovanni, che si proclama il giorno di Pasqua, è alquanto sobrio nelle sue affermazioni. Parla di Maria Maddalena che va al sepolcro e lo trova vuoto, ma Gesù non lo incontra affatto. Più tardi sì, lo incontrerà, ma intanto tutta sconvolta corre da Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, a gridare loro la sua costernazione. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro e quel discepolo che Gesù amava vanno pure loro al sepolcro e di corsa, ma il discepolo che Gesù amava corre più veloce e arriva prima. Quando entra nel sepolcro comprende e crede. Crede che Gesù non l'hanno affatto portato via, ma è risorto, è vivo. Eppure non l'ha ancora visto di persona. Come può essere così sicuro? La spiegazione sta in quella definizione un po' misteriosa che egli dà di se stesso. Il discepolo che Gesù amava. Non è da pensare che Gesù amasse solo quel discepolo e gli altri no. Con queste parole l'Evangelista vuole insinuare in modo molto discreto che tra quei dodici uno amava Gesù con più passione degli altri. È quell'amore che gli ha fatto comprendere e credere che Gesù è davvero risorto, anche se non l'ha ancora visto di persona. Forse è Giovanni quel discepolo, l'Evangelista stesso. Ma perché ha scelto di restare anonimo dietro quelle parole il discepolo che Gesù amava? Forse perché ogni cristiano deve sapere che senza un forte legame d'amore con Gesù non è possibile credere che Lui è risorto, è vivo ed è con noi nella vita. È necessario accorgersi di quanto ci ha amato e ci ama. Allora si sente l'esigenza di rispondere a quell'amore e si diventa amanti di Dio prima ancora che credenti. È allora che l'esperienza della fede prende il ritmo di una corsa, infatti è l'amore che mette le ali ai piedi. Che questo amore dia nuovo vigore alla nostra fede, per poterci salutare con convinzione, con l'augurio dei nostri fratelli cristiani d'Oriente. Cristo è risorto, è davvero risorto. Perciò, buona Pasqua. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.